Buonasera a tutti, buonasera e bentrovati in questa Los Angeles 2037. Benvenuti alla penultima puntata di Just Another Cold Case, la nostra mini campagna a Blade Runner, il gioco di ruolo. Salutiamo quelli che ci stanno guardando su Instagram. Salutiamo quelli che ci stanno guardando su Twitch e quelli che guarderanno in differita le nostre peripezie, le nostre meravigliose peripezie. Ho riacceso un attimo la luce perché non ci vedo assolutamente, a una certa età si invecchia. Facciamo salire subito i nostri valorosi chi è? Scrive in chat privato. Ah, ok. Facciamo salire subito i nostri detective. Buonasera Corso. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera, ben trovata, buon anno. Buon anno, buon anno a tutti quelli che ci stanno guardando o ci guarderanno. E ci guarderanno, andrà tutto benissimo. Adesso benissimo. Facciamo salire MN9736. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mark, e ben trovato, e poi la nostra APN9137 alias Hope. Buonasera, buonasera, a tutti, buonasera, ben trovato. Ormai Sergio e Fabrizio e Mary sono tre abitué del canale, quindi vuol dire che ancora non si sono stufati. Questa cosa quindi, da una parte mi fa felice, dall'altra un po' mi preoccupa perché il dubito della loro sanità mentale. Allora, siamo prossimi a finire tutte e due le nostre partite. Stiamo per finire Alien, stiamo per finire Blade Runner, insomma. Il lavoro è stato fatto, ora questa... Cos'è successo qua sotto? Ho detto stringati di odio, ok. Roll 20 è partito e a questo punto l'unica persona che non ha fissa dimora ci racconta dove siamo arrivati fino ad ora. Allora, questa volta sono un po' impreparata, quindi devo leggere un po' gli appunti per fare il resto. Perché sono l'unica che è un po' spazzatura senza dimora. Corso una vita molto avventurosa, avventurosa, esatto.
Allora, l'altra volta abbiamo scoperto delle informazioni sul ritiro dell'androide che dovevamo controllare, che era avvenuto nella zona vicino alla zona della spazzatura di Los Angeles, e c'era un rapporto generico, però c'era un ultimo indirizzo. Quindi abbiamo deciso a quel punto di provare ad andare alla Wallace per avere ulteriori informazioni su questo N8. Mm-hmm. E quindi arriviamo alla Wallace e chiediamo delle informazioni, però ci viene detto che è un po' roba di antiquariato, quindi non ci sono tantissime informazioni, ma riusciamo comunque ad ottenere qualche informazione. Sappiamo per esempio che era stato messo sul mercato come lavoratore per le colonie extramondo, che era andato tutto bene fino a che non c'era stato un incidente minerario nel quale c'erano stati diversi decessi, che questa cosa lo aveva in parte scosso. E poi era rientrato sulla Terra il 4 giugno del 2024, e aveva fatto diversi test, e negli ultimi test risultava che effettivamente ci fossero dei problemi, ci fosse un disallineamento, cioè aveva fatto delle ricalibrature, aveva fatto un test che era andato bene, quindi si era detto che era abile per tornare al lavoro. Dopo 6 mesi c'era stato l'incidente appunto della colonia, c'era stato un leggero disallineamento, e quello sembra proprio il momento in cui lui ha questo allineamento, tant'è che dopo dirà la frase "io mi chiamo Hawk". Esatto. Brava! E questa frase grazie, è segnata in rosso perché è effettivamente viene segnato come malfunzionamento. Esatto. E niente, a questo punto noi allora ci dividiamo. Allora, perché in questo gioco ci si può dividere, è bene dividersi. Ok, quindi io e Marco andiamo a controllare quello che risulta come ultimo indirizzo del Blade Runner, che aveva in teoria ritirato questo N8, e arriviamo in questo quartiere della moda, quindi un quartiere anche molto ricco, scendiamo su questo loft, e ci viene un dubbio perché il tenore di vita di Kane non dovrebbe permettergli di poter vivere in un posto di questo tipo. Come potete vedere da Roll20 ci sono tutte le immagini che agevolano, maledetto Roll20. E a questo punto entriamo e troviamo, ci sono 3 appartamenti essenzialmente al piano. Da uno arriva una musica molto alta, davanti ad uno ci sono delle piante finte, poi c'è quella che è la porta dell'indirizzo registrato. Noi entriamo e di fatto quello che vediamo è che è un appartamento che sembra essere svuotato, sembra che non ci sia niente da anni, in realtà il soffitto è cadente, c'è molta incuria, quindi ci sorge anche il dubbio che effettivamente qua ci sia stato qualcuno. Troviamo anche, mi pare, un biglietto di un'agenzia immobiliare. Sì, mentre noi stiamo dell'agenzia immobiliare che dice "non ci contattate più perché è già la seconda volta", qualcosa del genere, che ci date buca. Ok. E a questo punto compare un signore anziano dalla porta con le piante finte, e perché pensa che siamo dei perdigiorno. Mark, diciamo che si impone, Mark è sempre fuori buono quando ha a che fare con questa gente, è sempre buono. Mark. Ed essenzialmente otteniamo l'informazione che c'era qualcuno che veniva a stare in questo appartamento, e lui usa proprio l'espressione "lavoro in pelle", quindi diciamo che Marco ovviamente non prende molto bene questa cosa. È da testate sto vecchio, praticamente povero Mr. Magoo. E dice di tenerci molto alla rispettabilità del palazzo, e ci racconta anche dell'altra inquilina, che è una ragazza che fa la modella, e noi ci introduciamo, diciamo, nella sua festa, e qui rischia di esserci un grande incidente diplomatico che riusciamo però a evitare alla fine, perché Mark tira fuori il distintivo, quindi cerca di imporsi in questa festa, il clima si irrigidisce un attimo, però poi Corso interviene e riesce un attimino a ribilanciare. Allora, per dare un ricordo a tutti, in alto a sinistra potete vedere Hawk, questo è Kay, quindi il Blade Runner che lo ha ritirato, questo è come appare l'appartamento di Kay, e questo invece è il loft dove stava per succedere
l'incidente diplomatico. Questo è il, queste sono le immagini che voi adesso dovreste vedere anche a video, giusto? Sì, sì, le immagini le vediamo. Sì. Ok. Vai, puoi finire, Mary. Ok, allora, sulla parte di Hope non ho tantissimi appunti, quindi confido che mi aiuterà a colmare eventuali lacune. Io ho segnato che si è recata al campo universitario per chiedere, per incontrare il professore che era stato citato dalla ragazza che avevo incontrato la volta precedente. Questo professore insegna nell'ambito della giurisprudenza, è stato anche arrestato per le manifestazioni non autorizzate e di fatto erano sintetici. Quando si è liberato un posto alla cattedra del diritto dei replicanti post-proibizionismo, ha preso questo posto e le lezioni ruotano appunto intorno a questa idea che secondo lui è importante che diciamo le due razze possano vivere una accanto all'altro e ha abbracciato il culto messeriano. L'auditorio in cui Hope va a incontrare questo professore non ha le solite guardie, ma la polizia, questa è una cosa che la colpisce, e poi l'impressione che ha è che sia un pallone gonfiato. Lui usa, allora, il professore usa un termine particolare, lui dice che è sbagliato vedere l'evoluzione come una razza che sostituisce un'altra, ma in realtà è sempre una razza che comincia a convivere insieme alla precedente, e poi usa il termine che Hope gli rinfaccia nel momento in cui lo carica sul veicolo per portarlo in municipio e dice: sono il suo vaso da di argilla, okay, sì, da riempire, da colmare, qualcosa, sì, del genere. L'unica cosa, l'ultima cosa è il fatto che Numbeko Kamar, il giornalista, ha contattato Hope per dirle che ha ricevuto una soffiata in cui al LAX, Los Angeles Airport, ci sarà un'altra manifestazione dei Fighters for Freedom. Questo è quello che Quinn e Hope riescono a scoprire, quindi adesso la scena si apre con due spinner che vanno verso, una in LAX in cui siete voi due, in cui c'è Corso e Mark, e uno spinner in cui ci sono Hope e Cass Mandel verso il municipio. Questo era dove eravamo arrivati. I due N9 hanno qualcosa da aggiungere o possiamo partire? Possiamo partire. Possiamo partire. Ok. Allora, partiamo da... Siccome avevamo chiuso l'ultima volta con Hope sullo spinner, ripartiamo con Mark e Corso che si stanno recando al LAX. Cosa avete intenzione di fare sfrecciando sulle autostrade giallo fluo dei fari delle auto delle strade di Los Angeles? La pioggerellina continua a passare, entrambi vedete i dirigibili che vi indicano i viaggi nelle colonie extramondo per raggiungere la pace, per raggiungere la prosperità e il benessere, e dalla vostra radio parte un sermone del predicatore Wilbur Mercer. Wilbur Smith. Ma chi? Si vanno dopo due secondi. Se scopro chi è stato di voi due a dirlo, non vanno dopo due secondi. Allora, come avete intenzione di agire? Allora, Corso e Mark. Ma adesso che ore sono? Perché
In teoria abbiamo già fatto i tre segmenti della giornata, giusto? Allora, voi potete decidere se Eh sì, fare. questa cosa, infatti mi ricordo che c'era. Perché io vorrei prendere un attimo una licenza, Allora, cioè lo per la sera. spiego per chi ci guarda. Dopo tre segmenti di gioco si ottiene una licenza. Con la licenza, tranne ovviamente l'ispettore, ma qui nessuno di voi è un ispettore che può lavorare per quattro segmenti, si ottiene una licenza per rilassarsi un po' e dedicarsi un pochino a scaricare la tensione di quello che è stato, di quello che sta per, quello che è successo. Io Roll20 lo detesto perché adesso mi dà questa meravigliosa schermata bianca e io ricarico, quindi vado in tasca. Per chi ci sta seguendo su Instagram e vuole sapere come sta andando, noi stiamo adesso ad usare gli eventi di licenza che sono a pagina 218 del manuale base. Gli eventi di licenza funzionano così. Prima di partire praticamente per ricominciare, Corso e Mark devono decidere cosa vogliono fare. Se vogliono vivere un evento domestico, quindi vogliono andare a casa ascoltare un po' di musica, rilassarsi o cose del genere, oppure vogliono andare nel proprio locale preferito per bersi un bicchiere e stare assolutamente tranquillo senza dover pensare a qualcosa che sta succedendo nell'indagine. Quindi, Corso, dove vuoi andare? Allora, io quando vedo il dirigibile penso immediatamente a Mingsung e quindi la prima cosa che voglio fare adesso è andare da lei e stare con lei. Per chi ci segue, Mingsung è una sorta di fidanzata, nel senso che abbiamo una relazione, ma una relazione con molte problematiche perché spesso la deludo e quindi decido. Di farmi lasciare in un quartiere, passo a prendere qualcosa da portarle per la cena e decido di passare la serata con lei. Ok. Mentre Mark. Io mi faccio accompagnare a casa dalla mia amata che mi aspetta. Io Ok. ricordo dove ho Mi sto messo. mandando un messaggio in chat privata di Sì. modo che non leggetelo ad alta voce perché vi riguarda tutti e tre. Ok. Aspettate. Allora, tutti e due allora vi recate a casa. Sì. Ok, allora, dovrebbe esservi arrivato. Ditemi se è soltanto se vi è arrivato. Perfetto. Allora, No. ora ok, Sì, io lo vedo. perfetto. Allora, Sergio, invece il No, tuo non evento mi di vedo. licenza Io dove lo. sto ancora in mezzo alla scena, quindi posso Ah, è vero, già, tu devi ancora finire la scena. depositare, Tu devi depositare finire la il scena. tizio. Quindi tu vuoi affrontare un praticamente un dialogo col professore. Sì, perché io sto accompagnando, prima della fine del turno, sto accompagnando il signor Mandel, al Ok. municipio. Quando salgo Allora. sullo spinner, mi metto in contatto con l'RDU, Sì. praticamente sto decollando, e dico, c'è cioè qui HMO 137, hop. Avviso la centrale che sto ascoltando il signor Cas Mandel al municipio. Allora, loro registrano questa variazione. Quindi l'ufficio adesso, il LAPD, Los Angeles Police Department, è a conoscenza del fatto che che i due poliziotti se ne sono andati e che adesso
un agente della Blade Runner, per capirsi, sta portando il professor Kasman. Il professore è seduto, allora, cosa che non succede, succede raramente, il professore non è seduto dietro, è seduto accanto a te e sembra concentrato nei suoi pensieri e nella pioggerellina che bagna il vetro dello spinner. Ti sei frizzato? No, io no. Voi... Ah, okay. No, si è frizzato Roll20, non so perché. Da sempre questo problema che mi deve ricaricare la pagina, quindi adesso io chiudo la camera. Sento meccanico. Perché... Ma io la sono voce meccanico. Meccanica. Lo sai. Aspetta, provo un attimo a chiudere la cam, forse funziona meglio. Dovrebbe andare allora, meglio. Dico, signor Mandella. E lui ti corregge subito. Professore Mandella. Signor Mandella. Occupa un posto prestigioso all'università. Intanto lo spinner si alza di quota. Vedi che lui ti sta rispondendo, lui sta continuando a risponderti a mugugni e a monosillabi. Quindi quando te gli dici signor Mandella, lui ti corregge subito col professor Mandella. E tu ripeti signor Mandella? Sì. Ok. Poi, nel momento in cui tu gli dici occupa un posto di rilievo alla facoltà, lui ti fa Conosce i Fighters for Freedom? E facendolo spingo il bottone del Kia in modalità registrazione. Lo fai vedere che lo spingo? Glielo faccio vedere. Glielo faccio vedere. Okay. Allora, quando tu nomini Fighters for Freedom, mi fai un tiro di empatia più intuito. Allora, sta un po'... Com'è che qui apre? Allora, empatia, intuizione sarebbe? Sì. Sì. Non so perché non apre la scheda. Allora, ho fatto 3 successi. Ok. Lui cerca di tenere... lui ti dice questa frase. Come tutti li conosco. Come quello che hanno fatto, da quello che dice quel giornalista, Camar, come dice quel giornalista che conosco, e sta clamorosamente raccontandoti una cazzata. Sembra una così brava persona, che cosa sta raccontando di così brutto? Non ho detto, vedi che lui sgonfia il petto, come se fosse conscio del fatto che tu non hai capito. Come se lui ha chiaro il fatto che tu non abbia capito. E dice, io non ho detto che dice cose brutte. Che grazie a lui questi Fighters for Freedom sono saliti alla ribalta. E lei ha un'opinione diversa, professor Mandel? Nel momento in cui cambi tono e da signore passi a professore, vedi che per la prima volta lui ti guarda. Per la prima volta lui ti guarda e dice i Fighters for Freedom sono il futuro. E anche, come si chiamava di nome, che nome sarà dato? Il Oak. E anche Oak è il futuro? E osservo la sua reazione. Allora, lui ti dice... Oak fa proprio questa qua cosa qui. Fa Oak è morto.
che io sappia, era un N8 che è stato ritirato. Però ho portato delle idee che sono interessanti. Noi ce l'abbiamo la foto dello sbarco di Hawk all'Ax quando... Quando si è rivisto? Ce l'avete dal database, sì. Praticamente sposto un attimo la visualizzazione del Kia mentre metto l'autopilota, lascio le mani della croce, spingo il bottone della visualizzazione, è morto come questo? E sotto c'è anche la data del... Lui ti continua a guardare come se cercasse qualcosa nei tuoi occhi. Tu sai che, o meglio, tutti sapete che gli N9 hanno il numero di serie tatuato sotto il... Perché? Te dove l'hai? Quelli sono gli 8. Ah, sono gli 8, scusami. Noi siamo indistinguibili. Ah, è vero, già, sì. Scusate, ho detto una frescaccia, una fregnaccia. Scusate, sono gli N8 che hanno il numero di serie tatuato nella... Sì, infatti noi abbiamo pure una speciale pistola praticamente che riconosce... Nella palpebra. Lui ti dice questo, lui ti guarda come se cercasse di cogliere qualche tua reazione. Ti ripeto che sono fredda e languida come un serpente. Sì, l'ho letto. Ma secondo me si assomigliano un po' tutti. E fa una risata. Secondo me si assomigliano un po' tutti. Sì. Un po' contraddittorio. Poi ti fa a un certo punto come se ritornasse ad essere... a saperne più di te, come se fosse a saperne più di te, ti dice le uniche cose interessanti di questi replicanti, le uniche cose interessanti si trovano al Nightclub Row. Sono le uniche cose interessanti. Siamo arrivati. Stiamo arrivando, professore. E lo spinner è in overing in questo momento, non abbiamo ancora iniziato la discesa. Professore, c'è qualcosa che accadrà. Dice, l'unica cosa interessante è quella. Nei prossimi giorni c'è qualcosa che potrebbe succedere. Risponda a quest'ultima domanda. Conosce per caso un certo ispettore John Kay? Ha avuto contatti o è stato contattato da questo Nexus 8 Hawk? Fai un tiro. Cioè, faccio capire che questo è un interrogatorio adesso. Certo, fai un tiro di empatia più persuasione. Allora, siccome ha fatto qui non funziona. No, ti sarebbe garbato. No, perché potevo, mi sembra che ha fatto un critico su empatia prima, sì. Su intuizione, non so se intuizione mi permette di tenere anche un successo ulteriore, no? Ok, la rifaccio. Tira. Un successo. Allora, ti dice questa frase, e poi veramente lo spinner è prossimo all'atterraggio. Agente, lui ti dice così, poggio il distintivo accanto al Kia. Ok, allora quando poggio il distintivo lui lo guarda, non lo tocca, lo guarda e dice bene. Un attimo, che sto facendo un'altra cosa. Ok, eccomi qua. Bene,
agente sul distintivo c'è il tuo identificativo. Sì, HN9137. Bene, agente. Oh. Si aggiusta gli occhiali. Bene, agente, HN9137. Lei crede ai fantasmi? Non so se posso evitarlo. Se lei crede ai fantasmi e ti dice potremmo continuare questa conversazione, però preferisco che mi porti in centrale la prossima volta e non cerchi un inganno con l'inganno di farmi parlare. Sa, e si avvicina così, sa, ho degli amici in municipio. Io mi avvicino all'orecchio, sa, ho degli amici alla stampa. E poi questa era una visita informale, professore, proprio per non portarla in centrale, una forma di cortesia. Se ha qualche altra informazione, e gli passo il biglietto da visita di pratica, mi contatti informalmente, perché la verità prima o poi verrà a galla. E lui fa, e lo Schindler scende, cioè, e faccio atterrare lo spirito. Lui apre l'ala dello spinner, perché ha un'apertura stiliale di gabbiano, no? Lo spinner per non scendere. Chi è che sta giocando col microfono? Sento un casino. No, io ce l'ho le cuffie, quindi non dovrei essere. Lui alza l'ala di gabbiano per uscendere e ti dice, guardi che un vetro trasparente, per evitare, per farlo diventare opaco, basta soffiarci sopra, basta litarci sopra. Ah, per rivederci di nuovo, basta sparare al vetro. Spingo il bottone e chiudo lo spinner. E ti vai a godere il tuo evento di licenza. E mentre salgo, chiamo col Kia, chiamo praticamente Anna. E gli faccio, Anna, hai finito il tuo lavoro? Ci vediamo a casa? Sto tornando. E chiudo la comunicazione. Chiudo la comunicazione. Ok, allora a questo punto eventi di licenza. Partiamo da Mark, che va a casa allora? Sì. Perfetto. Vado a casa dalla mia amata Carol, che mi aspetta. Mi aspetta sempre lei. Allora, tu vai da Carol e tira un dado sempre finché non ti aspetterà più. E lancio un D8. Non ho capito. Tira un D8. Tira un D8. Tira un D8. Il computer non ce l'ha fatta, mi era aperto il PDF, mi tocca prendere il cartaceo. Dio buono. Ecco il mio D8. 7. Ah, 7 è buono. Allora. Oh. Cacchi tu è buono, ora sì. Sa quello che hai fatto. Allora, mentre stai per andare a casa, stai per andare a casa, il tuo Kia suona. Vibra nel momento in cui stai mettendo la tessera per entrare a casa e goderti un po' di riposo. È il vice comandante Holden. Posso ignorare la telefonata? O proprio di no. fai te. Allora, la tua compagna è al di là della porta che ti sta aspettando e il vice comandante chiama.
apro la porta. Sì. C'è di là la mia compagna. Sì. Sono subito da te. Che sta cucinando rigorosamente due uova o qualcosa che potrebbe assomigliare a quelle. Prendo il Kia, rispondo e lo passo direttamente a lei. Allora, tu accendi il Kia. Sì. Ok. E lo passi davvero a lei o no? Certo. Lo passi a lei? Lei spegne, l'acqua stava sobbollendo, dove dentro c'era la vostra cena o un momento di intimità per stare insieme, e lei non fa in tempo a rispondere che dall'altra parte si sente la voce del vicecomandante Holden, alias il caro polmone d'acciaio, che chiede: dov'è Mark? Lei fa esattamente questo gesto, spegne il fuoco, sì, spegne il fuoco, lo mette sul tavolinetto del vostro monolocale, insomma, di dove abitate, lo mette lì sopra e, ancheggiando e sbuffando, se ne va in camera, mentre te sei lì che ti stai togliendo la giacca e slacciando la cravatta, allentando la cravatta, e ancora senti il viva voce, con la voce di Holden, ti fa: Mark, so che ci sei, rispondi. E faccio passare qualche secondo di silenzio. Mm-hmm. E poi rispondo con un... che c'è, basta, questa è l'unica cosa che lui sente. Allora lui parte con la seguente frase: voglio sapere a che punto siete. Prendo il Kia. Beko Kamar è in preda a una crisi isterica. Tolgo immediatamente il viva voce e comincio a parlarci in privato, praticamente. Voglio, lui ti chiede sostanzialmente, con la scena che si chiude, la tua compagna, che ti ripeto, sbuffando e ancheggiando è andata in camera, senti che si accende l'acqua per la doccia e te da solo... nel semibuio della stanza principale, che fai un resoconto sull'andamento delle indagini e soprattutto la domanda che lui ti chiede, la domanda che lui ti fa, e poi c'è il buio in questo tuo evento di licenza: come se la stanno cavando gli altri. Sembra che non stia chiedendo di te, come se avesse certo che te stai facendo il tuo dovere. La domanda è: cosa stanno facendo gli altri? E io rispondo che tutto sommato se la stanno cavando. Potrebbero fare di meglio. Ma... sono sicuro che miglioreranno con il corso del tempo. Hanno ampi margini di, hanno ampi margini di miglioramento. Quando tu gli dici che miglioreranno col tempo, lui ti dice così: senti che lui prende una ricca boccata di sigaretta, sì, e ti dice: tempo che non abbiamo, e riattacca. Corso, eccomi, tiro un di 8. Ok, sette. Tu, anche tu sei a casa?
Sì, anch'io sono a casa, cioè non a casa mia ovviamente, sono andata da Min Sun a trovarla. Quando sei per la strada per andare da Min Sun, che ti devi far perdonare sicuramente qualcosa, mm-hmm, ricevi anche tu la chiamata di Holden. Ok, come vedo sul Kia che è Holden sbuffo, perché non ho proprio voglia di sentirlo, però mm-hmm, prima di salire faccio un respiro profondo e rispondo. Ero in licenza, cosa è successo ora? Voglio sapere come stanno andando le indagini. Stanno andando. Diciamo che abbiamo trovato alcune informazioni, alcune piste non sono andate proprio ecco come ci aspettavamo, però stanno procedendo, non ti preoccupare, stiamo andando avanti. Io non mi devo preoccupare? No, ti assicuro che riusciremo a portarti dei risultati. Sai, Corso, qual è la risorsa più importante che abbiamo a nostra disposizione? Il tempo. Sai che cos'è che non avete a vostra disposizione? Il tempo. Ci sono tante cose che non abbiamo, Holden, te lo posso assicurare. Ma ce la faremo in qualche modo. Al momento me ne interessa una sola. Al momento me ne interessa una sola. In sottofondo senti il rumore dei suoi polmoni meccanici. Al momento me ne interessa una sola. Voglio chiudere questo problema di questo ritiro. E lo voglio chiudere il prima possibile. Cercheremo di migliorare. E toglimi una curiosità. Ti posso assicurare. E toglimi una curiosità. Come se la stanno cavando gli altri? Direi tutto sommato bene. Ogni tanto... diciamo che abbiamo trovato qualche soggetto un po' ostile e questa cosa li ha un po' triggerati, però direi che se la stanno cavando tutto sommato bene. Sotto c'è la chiamata della tua compagna. Ok, guarda Holden, io sarei in licenza, mi stanno chiamando, devo andare, se non c'è nient'altro di urgente... Devo davvero andare perché ho fatto un casino stavolta e non so se puoi capire, ma mi devo davvero far perdonare questa volta. Il lavoro prima di tutto. Io ho sacrificato, certo, una parte di me stesso. Ricordati. E riattacca. Ok. La nostra cara Hope, invece, dove lo passa il suo evento di licenza? Allora, io sto tornando a casa, sì? Ho comprato la cena e sto salendo, sì, praticamente nel mio palazzo vuoto, c'è vuoto, c'è abito, il primo film, un palazzone film, praticamente, dove noi abbiamo preso un piano che si affaccia su Little Tokyo, dove vivo con Anna e Noah, ma Noah è una bambinetta di circa 10-11 anni che però è un joy. Tira! Quindi evento domestico? Eh sì. Allora, come si fa a tirare un dado solo sul roll di 20? Allora. Devi andare dove c'è il dado da 20, scegliere il D8 e tirare. Come c'è il dado da 20, scegliere il D8. A sinistra. A sinistra c'è la colonnina. Vedi che c'è un dado stilizzato, disegnato, l'ultimo, in basso, a sinistra, su quella colonnina grigia. C'è lo schermo, guarda a sinistra. C'è un punto interrogativo e poi in alto, sopra il punto interrogativo, c'è il dado. Che no, non è questo. Questo, aspetta. Fammelo vedere. Questo. Aspetta, qual è? Ma lui sembra un po' diverso, ovviamente. Ah, è sul coso. Ok, quindi un D...
un D8. 5 te? Sì. Ok, allora tu entri e appena entri vieni accolto da una piacevole musica rilassante e ti serve, dopo aver parlato con il professor Mandella, e ne hai proprio bisogno. Fortunatamente per te il Kia non suona, nessuno ti cerca. Nella tua testa girano ancora i nomi di Nombeko Kamar, di Cass Mandel, di Kay, di Oak. La frase che ti ha detto Cass Mandel, il professor Mandel, lei crede ai fantasmi, ma adesso passa tutto in secondo piano perché la musica porta via tutte queste cose passano in secondo piano. Ti gusti una piacevole cena dove per una volta forse riesci anche a sentire i sapori e a riconoscere i sapori di quello che mangi. Anche le predicazioni di Mercer non hanno interesse e sembra che la tua isola felice sia esattamente lì. Per una volta ti senti dove dovresti essere. Una famiglia. Te, la tua compagna e la bambina. Passo i noodles ad Anna. Mi accerto che Noah abbia fatto i compiti, anche se non è. E poi accendiamo il televisore e ci vediamo un film. Ok. Un holo movie. Perfetto. Allora, quando la licenza è finita, l'orologio è ripulito, ora si parla di gioco, avete recuperato tutti, chi l'aveva perso, avete recuperato lo stress perduto e al mattino avete la possibilità di ricominciare le indagini con quello che avete scoperto, con quello che è successo nel vostro evento di licenza, e si riparte con un nuovo giorno. È il 6 di maggio 2037. Ok. Allora, ricordiamo. Chi le trasmette il meteo, e il meteo dice che ancora la pioggia continua. Ricordiamoci, raga, che al shift 2 dobbiamo andare all'Ax. Ok. Di quanti, perché ci inizia questa manifestazione e speriamo che questo hook si faccia vivo. Allora, cosa fate? Allora, come prima cosa chiamo gli altri due e ci diamo appuntamento in un punto riconoscibile per tutti quanti, che è la stazione di polizia. Quindi vi ritrovate con Quinn? Io qui l'avevamo lasciata a reperire tutte le informazioni che c'erano di Esper, di che fine ha fatto John Kay, se c'era qualche traccia di foto, e praticamente di osservare bene l'Ax per vedere gli spostamenti di questa hook, perché quello che cioè, al di là di tutti quelli che possiamo interrogare, quello che cerchiamo è hook. Sì, fondamentalmente è lui. Però per arrivare a lui dobbiamo vedere gli altri. C'era anche la storia dell'aeroporto.
Sì. Quello lì allo shift 2 succede, sì. Dallo shift 2 allo shift 3 qualcosa succederà all'aeroporto, quindi abbiamo ancora praticamente la mattinata. Allora, lo ricordo per chi ci guarda, lo shift 1 è la mattina, lo shift 2 è la fine della mattina, e il 3 e il 4 sono la sera e la notte. Dovrebbero essere questi, non me lo ricordo ora precisamente, mi sfugge, ma dovrebbero essere questi quattro. Il nostro mattina. Giornalista aveva detto che qualcosa sarebbe accaduto con i Father from Freedom domani all'arrivo degli shuttle, che dovrebbe coincidere tra lo shift 2 e lo shift 3, e lui però era già lì alle 2 col suo furgone con la sua attrezzatura da ripresa. Esatto. Vi recate tutti all'APD? Beh sì, quello è il punto di ritrovo, giusto? Cioè ci diamo appuntamento lì per poterci trovare. Sì, sì. Los Angeles Police Department. Perfetto. Giungete tutti all'APD, chi si ferma prima per prendere un surrogato di caffè, chi qualcos'altro, vi ritrovate tutti nel basement, o meglio, scusate, magari nel basement, vi ritrovate tutti qui. Vediamo se non ho fatto macelli, se riesco a non fare troppo casino. Qui. Vediamo se lo trovo. Santa pace del... Ecco, trovato. No, sono... Voi vi trovate qui, dove, vediamo se riesco, questo, al Replicant Intelligent Technology, dove Quinn, praticamente immersa nel caffè, nel fumo di sigarette, e chi più ne ha più ne metta, sta esaminando foto Esper, articoli di quotidiani, vari, altre... e altre cose, e sembra che sia lontana da riposarsi, potrebbe aver saltato anche la licenza, vale. Per capirsi, sì. Ho capito. Okay. Allora mi tolgo l'impermeabile, lo metto, mi guardo attorno dove c'è un attaccapanni, qualcosa dove attaccarlo, e lei indica una sedia. Lo prendo e lo getto sopra la sedia e vado vicino a lei e gli dico: Laura, novità, vecchio polmone si sta agitando. Allora, quando te fai per avvicinarti, lei fa due passi per ristabilire la prossemica fra te e lei, la distanza fra te e lei. E ti dice: allora, questo è il fascicolo del ritiro di Oak. Mentre lei sta iniziando a parlare, io faccio un altro passo per vedere se lei, cioè consapevole di aver visto questa cosa, voglio vedere se lei fa un altro passo per allontanarsi. Sì. Io mi avvicino e mi metto tra di loro. Sì. Lei, come se proprio non vi considerasse, non vi guardasse, forse si trova più a suo agio con le macchine, non con voi, nel senso con i computer, con altre cose. No, mi metto, vedendo questa reazione, mi metto tra Mastino e lei, e poggiando una tazza di caffè fumante sulla sua scrivania, e volgendo lo sguardo verso Mastino, come fargli capire: non siamo alle elementari, e me ne vado. Ma lontano.
No, no, era il mastino proprio che non capiva che non ci si doveva avvicinare, non è che lo faceva apposta, secondo me. Allora, lei vi fa vedere questo. Allora, lei vi fa vedere che John Kay era un meglio, vedi che lei cerca un modo per dirvelo. Cerca un modo per dirlo. Quando si accorge che è incapace di trasmettere una qualsiasi emozione e vi viene il dubbio che lei potrebbe essere un N9 senza saperlo, lei clicca su un documento dove fa vedere che John Kay è nato nel... Ora lo prendo. Allora, John Kay è nato nel 2000. Oh, porca mattina, di qua. Io devo mettere a posto l'avventura. Sergio, ricordami che la devo rimettere a posto. Un po' scrivo. Sì, segnatelo. Allora, John Kay è nato il 7 ottobre 2024. E c'è una foto di lui che frequenta la scuola primaria. Mi dici, ci sono diventata matta per questa cosa. Non mi tornava. Allora ho preso... E che cavolo è questo allora? Faccio vedere la foto del presunto John Kay, non un omonimia. Io prendo un sorso, mi avvicino, prendo un sorso del caffè che hanno poggiato, lo bevo anche se non è mio, guardo Quinn e le dico, ma sei proprio sicura? C'era una cosa che non mi tornava e ho passato un giorno intero a passare sotto l'Esper la foto di John Kay. E cos'è questa cosa che non ti tornava della foto? Non mi tornava il fatto della scrivania. Troppo pulita, troppo a modo, c'era qualcosa che non mi tornava. E allora ho tolto tutto quello che c'era di superfluo, ho chiesto una serie di ingrandimenti e ho visto che non c'è spessore nella foto. Quindi abbiamo soltanto la scrivania vuota. Non c'è spessore nella foto. E lei fa uno zoom assurdo sul, come vedete, sulla foto di John Kay. C'è un badge, si vede sulla foto che c'è, voi avete sul Roll 20, c'è un badge. Lei fa un ingrandimento del badge e sul badge non c'è niente, non c'è né un codice a barre, non c'è assolutamente niente. E dagli archivi della polizia, dei Blade Runner, questo John Kay c'è o non c'è? C'è. Però c'è come tizio generico. Mi spiego meglio fa lei. E beve praticamente mezza tazza di caffè in un unico colpo e si accende una sigaretta e si infila praticamente una penna o qualcosa tra i capelli. E quando comincia a parlare vedete che lei gode nel parlare verso di voi. C'è, però c'è, guardate questo, vi fa vedere che i dati di tutto quello che riguarda John Kay c'è scritto data ultima modifica, ottobre 2024.
quando lei gode nel vedere che voi state zitti, spegne la sigaretta a cui aveva dato soltanto due tirate, se ne accende un'altra e dice: è una brutta sensazione quando non sapete cosa dire. Ah, perché dovevamo parlare? Noi aspettavamo che tu parlassi, quindi. Siamo stati fregati. Prima dell'ottobre 2024 non esiste alcun giochi. Ed ho trovato questo. Ok, chi ha che inserito questi dati? E ho trovato questo. Vi porge qualcosa come uno strumento obsoleto di... Ce l'avete, questo? E l'indizio fondamentale dell'avventura è una registrazione vocale fra una donna che Corso riconosce essere Eve. Ok. E un ragazzo in cui Eve, la conversazione è questa: senti un rumore di fondo e tu senti chiaramente Eve che chiede un modo per salvare Oak e 12. Quindi c'è la voce di Eve è un'altra voce che non conosciamo. Una voce maschile. Allora, Eve la riconoscete. E Eve chiede a questo di salvare Oak e 12. Allora, io ho le registrazioni sia del giornalista che di Mandel, quindi possiamo compararle subito e vediamo se sono loro. Anche camuffate, non sono loro. La voce qui è una voce giovane. Il rapporto forense della voce quanti anni gli dà? Il computer dovrebbe fare pochi secondi. Circa 18-20 anni, non di più. 18-20 anni. Abbiamo incontrato qualcuno così. Allora, questa voce, alla domanda di Eve, devo coprire Oak e 12, questo dice: che palle, ma perché non mi fa fare qualcosa di più stimolante? All'università queste cose le facevamo di nascosto quando dovevamo passare un esame o falsificare un esame. Risposta di: è per questo che ti hanno anche buttato fuori dall'università. Allora, mio compagno d'università. Loro non capiscono il mio genio. Forza, che ti serve? Forza, che ti serve? Mi serve far sparire questi. Attimo di silenzio. E dice: va bene. Sì, si può fare. Si può fare. Dammi qualche giorno e si può fare. Poi sarà un problema riuscire a entrare dentro il lab. Quello sarà. Ok, quindi questo è un esterno, non è un poliziotto, perché ha problemi a entrare. Esatto. Sarà un problema entrare dentro il lab, quello ti dice questa voce. Però di quando è la registrazione? Di che, aspetta un attimo, allora vi dico, dobbiamo fermare un attimo perché devo far ripartire Instagram. Scusate un secondo, perché Instagram non fa fare registrazioni superiori a un'ora, quindi chiedo un attimo di pausa. Ok, perché no, dovrebbe andare. Mi controllate se su Instagram ci siamo ancora? Qualcuno? Non l'ho messo il telefono. Guardate un po'.
Ci siamo? Non è merata la diretta. Aspetta. Io ti vedo in diretta su Instagram. Come si fa la diretta? Come si vede? Ecco, dovrebbe essere l'icona sulla diretta. Dovrebbe esserci, sì. Video in diretta dovrebbe esserci. Video in diretta ci dovrebbe essere. Nope. Non vedo nessun video. Non vedo nessun video in diretta. Ok, allora ci ha chiuso dopo un'ora, quindi bisogna che ti faccia. Sì, c'ha un'ora di video in pratica. Sì, c'ha un'ora di diretta. Quindi devo fare il termine diretta. Scusate un secondo, Approfitto per andare. Potete prendere, sì, potete andare a prendere un caffè o qualsiasi cosa. Devo fare questa operazione qui. Ok. Salva modifiche, abbiamo fatto, ci siamo, ci dovremmo essere, eccoci, tornati, trasmetti in diretta. Ok, ci siamo, signori, io ci sono, voi ci siete, datemi un cenno di vita. Ci siamo, io ci sono. Scusate, ci sono. Instagram dà soltanto un'ora di live. Diretta. Sì, infatti ora siamo ricomparsi col nostro scritto. Quindi la voce di questo giovane dice: sì, ce la posso fare, ho dei favori da riscuotere, penso di poter risolvere questa cosa. Ma dice: ti interessano di tutti e due? La risposta di Ive è: no, mi interessa di Hope principalmente. 12 non è ancora bruciata. Questa è la conversazione. Cioè, quando risale? Aspetta. Sempre ottobre 2024. Ho
Ok, qual è il dipartimento dove possono essere fatte queste, cioè qual è l'ufficio dove possono essere fatte queste modifiche? No, allora queste modifiche lei ti dice che sono modifiche, cioè è un software esterno che è stato creato e sembra che sicuramente l'unico ufficio dell'app dove è possibile farlo è, ora te lo dico subito, è, è un dipartimento di informatica. Loro devono essere riusciti a entrare a portarci questo. Ok, quindi col fatto del blackout del 22 hanno dovuto ricominciare e quindi hanno fatto comunque la chiavetta, la chiavetta fisicamente deve averla inserita qualcuno. Sì. Okay. E noi possiamo controllare chi c'era in quel periodo a lavorare, perché lui ha parlato di favori da riscuotere, quindi magari qualcuno dall'interno l'ha aiutato. C'è un controllo su tutte le comunicazioni esterne che sono arrivate a quel dipartimento, a chi lavorava in quel dipartimento in quel preciso momento e in questo lasso di tempo e tutte le schede delle persone che hanno a che fare questa cosa. E se è arrivata, chiediamo subito un mandato al procuratore per esaminare tutte le comunicazioni di tutti i dispositivi privati di quelle persone. Quindi ci spendo un punto promozione per chiedere il mandato. Il mandato viene sul vostro KIA immediato. Ok? Quindi sull'immediato ce l'avete. E aggiorno subito polmone d'acciaio. Ok, allora nel momento Quinn comincia a lavorare e vedi che la freddezza che aveva mentre parlava con voi si trasforma in affetto nel momento in cui comincia a digitare le informazioni sulla tastiera. Questa riunione tra voi e Quinn vi porta via il primo segmento. Okay. Vi porta via il primo segmento. Sembra che il lavoro sembra più lungo di quello che è previsto e questo la fa un po' arrabbiare. L'ultima notizia però che riesce a darvi è che dalla divisione minorile dell'ART salta fuori un nome. Il nome è Amar Atwood. Amar Atwood. Atwood. Legno Atti prima. Atwood. Ok, perfetto. Sì. Grazie. Prego. E ha praticamente utilizzato dei software per riempirsi le tasche di Kinien o Kinien per poter fare la bella vita. È stato pizzicato un paio di volte e vedete che dalla sezione dalla sezione crimini minorili non è che ci stanno tanto a guardare come può essere un dipartimento come il vostro, quindi c'è un po' di macello, ragazzi che sbraitano, gente che urla, qualche vostro poliziotto dell'app che, è brutto dirlo, si lascia passare a qualche colpetto un pochino più forte nei confronti di qualcuno di loro. E questo Atwood, che è vestito esattamente come, passatemi il termine, ma io sono vecchio, come un maranza del giorno d'oggi, per farvi capire. Scusate. Per farvi capire, come un maranza di oggi, è stato effettivamente preso un paio di volte e tutte e due le volte
va a parlare con l'assistente sociale e dopo un giorno o due viene preso e rimesso in libertà. Praticamente ho visto l'immagine di un classico Maranza su internet rimpiango. Salutiamo tutti Maranza che ci stanno seguendo. Salutiamo tutti Maranza. Rimpiango i paninari degli anni 80. Però era per farvi capire, ecco. Allora, mandato di cattura? Decidete voi. Io mentre voi decidete vado a bere, vado a prendere un po' d'acqua. Allora, qualcuno di noi dovrà andare all'acqua. Eccolo. Perché se la giornata si conclude col mandato di cattura di questo, andarla a prendere per scuoterlo un po'. Qualcuno di noi deve andare all'Ax, qualcuno deve andare a prendere questo. Sì. Dove si trova? Questo dove stava? Il Maranza? Esatto. Ce lo dice. Il Paninaro 2.0. Cioè non siete so se incaricare allora, delle merde. Avete sicuramente trasformato un PNG fondamentale in un Maranza. Siete proprio cattivi. Ha detto tu. Stai cominciato tu. Allora, il Maranza si chiama. Aspetta, che te lo dico subito. Detto, Amar Arthur. Sì. All'epoca era un Maranza, ora è un po' cresciuto perché sono passati praticamente 10 anni. Sarà un vecchio Maranza, un po' di più, 6 più 7 sono passati praticamente 12 anni, no? 12-13 anni, sì. Un Maranza fuori moda. Quindi in pratica non è più questione di polizia minorile, ma ci mandiamo, certo. O mandiamo la polizia a prenderlo, perché battono le strade... Oppure ci ma tu ti fidi a mandare qualcun altro? Corso conosce meglio le strade. Praticamente per trovarlo. Però se devo andare mi porterei qualcuno che sì, cioè, in grado di fare la mossa. Sono pericolosi. Ti porti, esatto. Che mondo è mondo. Ti porti il mastino e io il cartonato di Queen andiamo. Andiamo all'Ax. Andiamo all'Ax a vedere che succede. Allora, non so se è peggio il Maranza o il generatore di nomi del manuale di Blade Runner che fa uscire questi nomi così assurdi. Allora, torniamo seri. All'Ax potrebbe essere tutto o niente, quindi penso che io e Queen possiamo andare all'Ax. Voi andate a prendere sto tizio, spremetelo e vedete che tira fuori, ma spremetelo veramente e guardo un mastino, spremetelo fuori. No, ok, io se gli dici così al mastino, cioè chissà se lo ritroviamo, no, ma... è un invito a nozze. Capito. No, a parte quello, ma c'è la possibilità di provare ad accelerare questa il fatto di andare a pizzicare questo Atwood e poi tornare immediatamente indietro? No, o vai lì o vai da là. No. Io vado all'Ax con Queen. E se lo prendiamo? Lo fate parlare. Lo carichiamo e andiamo dall'altra parte e durante il viaggio succede quello che succede. Fate parlare e mi aggiornate sul Kia. Perché io mi sono adesso immaginato questo poverino, questo Atwood che viene scosso fuori dallo spinner in volo dal mastino. Mi stai dando idee, Stappi. A me mi era venuta una mezz'ora di farlo col professore, però ok, va bene anche Amata Atwood. Io adesso ho questa immagine brutta qui, capito? del mastino
non si può più giocare con voi, non si può più fare niente che gli anticipate le mani. In puro stile film, stile Schwarzenegger anni 80, che lo sciabotta giù dall'aereo. No, è quello che lo viene per il per piede. Dice, ricordi quando ti avevo detto che ti avrei ucciso per ultimo? Mentivo. Mentivo. Adesso ho questa immagine brutta e non riesco a togliermela dalla mente. Era, vabbè. Era Commando il film, bellissimo, trecione. Ma c'è, credo che lo facciano tutti, lo fanno anche in Tango e Cash, qualcosa di simile, andava di moda, no, negli moda perché poi se, no, sì, perché sì, se prendevano pure in giro Stallone e Schwarzenegger, uno nel film e l'altro. Sì, era cavolo, cioè, all'epoca. Quando c'è in Demolition Man che gli dicono la biblioteca Schwarzenegger e c'è riuscito. Grande film, ma Demolition Man è un capolavoro, ragazzi. Demolition Man è un capolavoro, a cominciare da Wesley Snipes, Stallone, il Topo Burger. Allora, io lo dichiaro adesso a chi ci sta guardando e chi guarderà questa puntata in replica negli anni futuri: io devo giocare un'avventura stile Demolition Man o Dread, la legge sono io. Cioè, sono i due più bei film di Sylvester Stallone. Sì, Stallone, ma dice, ha parcheggiato la macchina illegalmente e gliela distrugge. È combattuto del tipo, io non ho mai infranto la legge, io sono la legge, cioè non puoi andare a... Vabbè, allora dai, ritorniamo seri. Quindi gli spinner decollano con Corso e Mark a cercare Atwood. Vanno ad arrestare Atwood e io e Quinn che andiamo all'Ax. E tu e Quinn che andate all'Ax. Ok. Allora, durante il vostro viaggio per andare a beccare Amar Atwood, vi danno l'ultimo indirizzo conosciuto? Conosciuto, sì. Ok. L'ultimo indirizzo conosciuto si trova nel settore, nel primo distretto, nel distretto ricreativo, nel settore 1. Fammi un tiro di contatti, Corso. Allora, aspetta che sono da telefono, devo vedere che dado ho. Allora, il 10. Uno dove sta la crema della società. Empatia più contatti. Allora, 1 è un di 10. Dovresti avere la scheda sul manuale, sul roadway. Sì, è che dal telefono non riesco. Ah, ok. E mi dispiace, sono un po'... E poi un di 12. Ok. Ho fatto 7 e 7. Ok. Allora, Eve viene in mente, sostanzialmente. Eve, okay, e Atwood. Cosa potrebbero avere in comune loro due? Eve è questa qua, eh? Eve, ricordatevi, se la volete vedere, che è questa, quella... questa qua. Se tu ci vai sopra con la freccetta e poi clicchi, ti dovrebbe dare una cosa che evidenzia la foto che hai messo. Ah no, no, ok. Non mi far fare le cose complicate, accidenti. No, ma lo so, perché tu hai messo... Vabbè, lo schermo bianco. Lascia stare, no, fermo. Non abbiamo capito, sì. La ragazza calva, ecco. Esatto, la ragazza che mi aveva, con cui avevo parlato la prima volta. Senza capire, esatto. Sì. E avevi parlato con lei da Kill. Ok? Sì. Okay. No, ecco, l'importante è che tu ti ricordi. Ok, sì. Ok. Ed era stata tra l'altro lei a menzionarmi il professore. Esatto. Quindi mentre te parli con Mark, cominci a rinfilare tutto quello che
che c'è, quindi Eve, Atwood, Oak, il prof... quindi, ok, vai vai Marco. Cioè, cosa vediamo noi arrivando con lo spinner all'indirizzo spinner. Che ci è stato fornito? Allora, lo per quando arrivi lì, la scena è esattamente una cacofonia di voci, di qualunque cosa, colori su colori. È un bazar dove è posto lui, dove lui vive. Okay. La casa la riconosci? La casa la riconosci perché non è tanto bella, ma ti salta all'occhio perché ha tanti di quei cavi, cavetti, antenne, tutto attaccato esattamente fuori, in maniera, come si dice, rabberciata. In maniera, quindi è una casa, cioè una casa isolata da sola, non è in un palazzo. Per quanto possa sembrare assurdo, è in mezzo a due palazzi. È una casa a due piani, okay, in mezzo ai palazzi. Ok, allora forse pesa più il tetto della casa con tutti i cavi e tutti i congegni che ci sono attaccati. Ok. E, faccio cenno a corso di voi avete il mandato, ricordatelo. Ok, di parcheggiare un po' lontano. Ok, va bene. In un punto dove cerco di parcheggiare dietro un palazzo, allora un po' distante, sì, dietro un palazzo un po' distante. Brava, giusto. Ok. Okay. Che ci permetta poi di uscire in, nella strada principale che porta alla casa in maniera più anonima, in maniera più anonima possibile, cioè non farci riconoscere che eravamo noi quelli scesi dallo spinner, insomma. Ok. Allora. Quindi. Grazie alle conoscenze di corso. L'atterraggio è esattamente in un punto lontano, per quanto possa essere lontano, non è che siete a chilometri, ecco. No, chilometri no, però insomma... Sì, non direttamente vista... davanti alla casa. Esatto, diciamo. Esatto. Ecco. Cioè non dal punto di vista tattico, la scritta. Un buon punto, insomma. Cioè, non è che belli, siamo dalla polizia, così. Esatto. Scendete e vi avviate con fare circospetto, okay, verso la, sì, casa di... Usciamo fuori dal vicolo, l'ercio, dove abbiamo parcheggiato lo spinner e ci ritroviamo in questa strada piena di persone. Piena di colori, di qualsiasi cosa, c'è una confusione terribile. È una specie di casba, cioè no, ora una casba no, però ecco, molto molto no, non so, come detto. Rumorosa, ecco, per quanto possa, okay, essere molto rumorosa. Allora, per muovere, voi siete, ricordatevi che una assomiglia a Dave Bautista e a un'altra a un topo ragno, a un topo ragno. Allora, esatto. Allora, vi avvicinate e dovete farmi una prova di agilità più furtività. Ok. Allora. Agilità. Molto bene. Ok. No, no, vedi che il topo ragno riesce a... Questo è perché tu mi hai preso in giro, invece no. Proprio perché io sembro un topo di fogna, riesco a mescolarmi benissimo. Allora, vabbè, certo, io sono uno sei un po' più evidente.
un blocco di 54, no? Come era la descrizione, Fabio? Sì, sì, sì. Un blocco di 54. Sono allora, un po' che succede... impegnativo dal punto di vista spaziale. Allora, quello che succede è Corso che si intrufola, si adegua al quello che al flusso delle persone che camminano. Quello, che c'è. Quello invece che succede a MN9736 è l'opposto. Tutto questo rumore, tutta questa confusione, questa vita, queste emozioni ti fermano, non ti paralizzano, perché ben altro ti può paralizzare, però ecco, ti infastidiscono, ti fanno perdere di vengo vista Corso. Ti fanno perdere di vista Corso. Corso è alla porta, allora Corso è alla porta e alla casa di, come cazzo l'ho praticamente chiamato? Atwood. Grazie. Amar Atwood. Corso è alla porta di Atwood. Si gira e non c'è Mark, perché Mark è preso dalla folla. Ma io lo riesco a vedere in lontananza oppure... Beh, lo è alto 2 metri, okay, quindi lo vedi, cioè, non è un problema. Lo vedo, ma lui è perso, ok. Vedi questo testone che si erge su tutti gli altri che si guarda attorno spaesato. Sì. Si cioè gira. Se c'è un modo per mettere in crisi Corso... Sì, scusate, se c'è un modo per mettere in crisi Mark è metterlo in mezzo alla vita. In mezzo alla vita, in mezzo alle emozioni, in mezzo a tutto il resto, che è forse l'unica cosa per cui lui non è preparato, programmato, non è tarato. Esatto, esatto. Quindi forse senza neanche volerlo Atwood riesce forse a svignarsela per questa cosa qui. Cosa fai Corso? Provo. Non posso dirti niente, sto lontano. Sì, sì, no. Io lo guardo e mi metto le mani fra i capelli perché non posso credere che questa cosa sia successa e provo a fargli segno. Posso provare a forzare il tiro? Sì, non avevi mica fatto uno. Non mi pare. No, spingi. 4 e 4. Hai fatto. Spingi. Clicca su spinta. Ho spinto. Non so adesso che cosa... Aspetta. A me mi dice... Aspetta. Eccolo. Ecco, hai spinto adesso. Fatto. Hai pushato furtività. Ok. Allora, l'aver spinto, Fabrizio... Vuol dire, sì, che hai cambiato modo di agire. Quindi con le buone non riuscivi a passare. Ti trovavi a disagio. Quindi dimmi come hai fatto a farti strada in maniera irruenta. Come hai fatto? Cioè descrivimi come allora, hai fatto. Ok. Ah, io sono lì che comincio... a camminare e a un certo punto non vedo più Corso, comincio, sì, a girarmi su me stesso, comincio a chiamarla a gran voce, ma non, ovviamente non ottengo risposta, anche perché la mia voce viene anche sovrastata dai rumori e vado un attimo, sembra che sto per cadere nel panico. Quando sì, comincio a girare la testa finché non vedo la casa, inquadro più o meno la direzione in cui è la casa. Ok. E comincio a spingere tutti quelli che mi si parano davanti. A passare proprio con forza, sì, tipo proprio un bulldozer, comincio a spingere a destra e a sinistra, magari becco anche qualcuno grosso come me
ma lo spingo, lo spingo non curante di qualsiasi della serie. Allora, teniamo un basso profilo, teniamo un basso profilo. Ma questo dovevo fare, non avevo altro modo per... Perfetto. Allora, a questo punto il Corso e Mark mi fanno tutti e due un check di intelligenza più attenzione. Mark lo fa con svantaggio. Allora, come quindi, si fa con lo svantaggio? Sulla scheda si mette svantaggio. Allora, vai in alto e attenzione. Ah, okay. Mi sa vantaggio e poi tiri. Ah, ok, ecco, capito. Esatto. Lo fa con ricordate ricorda di tornare sul normale, se non viene. Però è sempre se no, tutte le volte tiri con svantaggio. Allora, così. Mary ha fatto un 6. Su intuizione, giusto? Sì. Mary ha fatto 2 successi. Yay. Io non lo so. Tu non hai visto niente. Se spini in altra volta te rompi. Te rompi perché c'hai 2 destresse, tipo. Ah, ecco cos'era quel 2, okay. Ok. Esatto. Allora, succede questo. Corso, ti accorgi di una cosa. Un bagliore, un riflesso metallico da un piano del palazzo accanto a dove sta Atwood. E ok. Il nostro caro Corso, tu ti accorgi di questo e puoi fare un test con svantaggio di agilità, aspetta, no, di cerchiamo di mettere una cosa probabile, di empatia. No, scusami, intelligenza, più attenzione per urlare a Mark, perché vedi un fucile che sta sparando su Mark. Ok. Devi tirare con svantaggio per avvertirlo. Quindi io rifaccio, visto che lo sto facendo manualmente, rifaccio i tiri di prima. Devi fare intelligenza più attenzione con svantaggio. Ok. Non ti ricordi com'è lo svantaggio? No. Bellina. Ammetto le mie colpe. Intanto tiro i dadi. Ecco, questo per esempio non è che è andato molto bene. Più basso ritiri e scegli il risultato minore. Guarda, un 2 e un 4 va benissimo. Puoi anche non tirare. Vantaggio, e beh, sì, perché tiri solo di solo intelligenza. Sì, sì, perché tanto, ma avendo fatto praticamente 6 su 2 dadi, un 4 e un 2 mi può andare più che bene. Allora, caro Mark, un proiettile che tu senti bruciarti addosso e un proiettile ti colpisce. E adesso ti dico anche quanto male ti faccio. Maledetto. Come? Non ho sentito, scusa. Ho detto che bello. Ah, ecco, ok. Dalla parte del sentito qualcosa di brutto. No, no, tipo no. Tipo Benedetto, no, detto, avevo sentito. Ho detto, ma che bello. Veramente persone bruttissime. Li ucciderò tutti. Non sono come lo xenomorfo. Attento a quello che dici. Ma che... Allora...
Sergio, dammi una mano, lui deve tirare qualcosa per la parà, per la difesa o no? C'è una, cioè, se l'hai preso, no? Se, se c'è un'armatura può eliminare i danni, ma se l'hai preso, okay. L'hai preso. Che non è che se l'aspettava. No, 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 assolutamente, ok. Allora, subisci due ferite. Vieni, sì, buttato, uno... vieni buttato all'indietro. Vado a 6. Ok. E poi nessun, devi tirare il critico. No, quanti successi hai fatto? Devi vedere. Per tirare dal... No, ho fatto due successi, quindi non sono sufficienti per fargli un danno critico. Tu vieni colpito, il tuo soprabito si macchia del tuo sangue. La folla si sposta perché sente questo allora, che esplode. Sì, questo omone che praticamente quasi cade indietro. Vedo che dal soprabito, dal trench, sì, fuoriesce del sangue che si mischia con la pioggia e comincia a colarmi lungo tutto il lato destro, quello colpito, e metto la mano sulla ferita e cerco di individuare un punto da dove può essere partito il colpo. Allora, grazie a Corso che ti fa cenno, che sembra lei ha visto il colpo, okay. Arriva, aspetta Corso, il colpo arriva, il proiettile arriva, per quanto possa sembrare strano, dal palazzo laterale accanto alla casa di Atwood. In una delle finestre, qualcosa la casa di Atwood. La casa di Atwood è di due piani. Ok, il colpo arriva perlomeno dal quarto piano, quarto, quinto piano. Ok. Ed è un colpo estremamente preciso. Sì, è un colpo preciso perché hanno beccato. È vero che loro magari avevi un colore diverso addosso e quello che ti pare, potevi aspettare, però era un bersaglio in movimento umano in cinque piani di scarto. Quindi qualcuno che era appostato lì per sparare, pronto a sparare, mi viene da pensare. Perché non è che sì, spari una cosa, una cosa così, cioè fare un tiro, un centro di... da militare, giusto? Sì, mi pare di sì. Hai fatto... Ok. È un fucile, sicuramente non è un'arma rabberciata, è un'arma di precisione. Ecco, sì. Okay. Quindi, mia moglie a questo punto ci ha messo nel mondo cyberpunk sparato. Grande lei. Siamo qua? Noi siamo lì, siamo qui e loro sono tre qui. Puoi dire anche ciao, eh? Ciao a tutti. Ciao. Ci ha messo al buio. No, è una ricostruzione un po' cyber. Sì, infatti è una ricostruzione cyberpunk, vai. Ci piace, ci piace. Manca solamente... la musichetta sotto Evangelion e poi a posto. Esatto. Cosa fate? Allora, quanto dista il palazzo da cui hanno sparato? È sulla stessa strada. Sì, no, dico, questione di metri. Sì, assolutamente. Ok, vai. Allora, io lei è riuscita a vedere se... Ecco. Basta un pochettino. Sì. Si un po' capo subito. Io ormai non conto più.
Vai. Allora, lei ha visto se Corso è riuscito a vedere se ci sono luci nella casa? Boh. Sì. Ci devi comunicare. Ah, io vi giro. Allora guardo io. A sto punto faccio prima guardare io. Allora, Corso ti indica esattamente il punto da dove c'è stato l'esplosione. Mirko, puoi abbassare un altro po'? È possibile? Sì. Troppo alto così. Troppo alto? Sì. Ora? Si fa un po' fatica a sentire. Sì. Proprio metti sotto in sottofondo basso basso. Vai. Ok. Quindi allora tu vedi perché Corso ti indica effettivamente la finestra da cui è stato esploso il colpo. E ok, no, dico la casa. Ci sono luci dalla casa, cioè dalla casa ci sono luci. Sì, sì, quello. Ah, nella casa di Atwood. Certo, sì, casa. Un lato è un palazzo, no? La casa di Atwood ha le luci, sì. Quindi sembra esserci vita. Allora, dico a Corso di andare, tanto lei ha al coso. Lei è armata. Non solo è armata, ma anche il, come si chiama, il permesso dato. Il mandato, sì, ma non mi veniva però la mandato. Hai il mandato per poter arrestare, per poter prelevare Atwood, no? Quindi magari tu puoi andare lì. Io mi butto verso il palazzo. A lui hanno sparato, gli serve il mandato per entrare là dentro. No, lui adesso, anche se ci avesse il mandato, non lo guarderebbe. Lui adesso deve andare a picchiare quello. Ok, ho capito. In quel palazzo vai tu, ok. E mi stavo lanciando, ma va bene, andrò nel... Se puoi, se vuoi... Va bene, vado da Atwood. Sono aperto a... Ragazzo, ti scappi. Se spaderò. Tu, mi raccomando, no. Spara a tutto quello che si muove. Questa è una tattica sarà che fatto. Mi hanno insegnato quando facevo il militare. Spara a tutto quello che si muove e avrei sempre ragione. Poi una maniera per aggiustare le cose la troviamo. Corso. Va bene. Ok. Le vostre strade si dividono. Praticamente Mark corre come un toro verso la porta del palazzo. Quindi lui si disinteressa. Sì, vado con la mano praticamente appoggiato sulla spalla e corro verso. E la pistola in mano o ancora no? Sì, sì, ovviamente. Ok. Corso. Ok. C'è la porta, la porta di casa di Atwood. Ok, la porta è chiusa o è... Vai in calcio, per prego. La porta è magari chiusa. È chiusa. Ok. Allora provo a forzare la serratura per entrare. Però non vorrei essere molto rumorosa, quindi non provo con la forza, ma provo un po' a smanettare per vedere se riesco a farla aprire. Agilità più furtività. Ok, allora... Bello perché uno va da una parte pronto a sparare a qualsiasi cosa e l'altro cerca di fare le azioni stealth. È bellissimo. Allora, vediamo adesso quanto sarò stealth. Ok, e poi ho un D8. Beh, non lo so se è sufficiente. Hai fatto un successo? Sì. Ok, allora la porta si apre. Nel momento in cui la porta si apre, cosa può scattare secondo te? Ci sarà un allarme? No. Brava. Dimmi di no. No.
La porta si apre, scatta l'allarme e dal piano di sopra senti rumori di passi che stanno correndo. Ok, mi allungo la mano per prendere la pistola. Sì? Non la tiro ancora fuori, ma sono pronta per sfilarla in qualunque momento. Ok. Sali di corsa? No, mi guardo intorno. C'è un posto in cui posso nascondermi? Sì. Sì, okay. C'è una piccola, allora c'è un disimpegno, poi c'è quella che dovrebbe essere la cucina e le scale che salgono su. Ok, allora cerco di nascondermi in cucina, perché voglio vedere, voglio effettivamente prima vedere chi c'è in questa casa. Allora, tu senti chiaramente questo, tu senti le gente, scusami, i passi forse di una, due persone, non di più. Ok. Anzi, se tu vieni proprio dalla strada, quindi è una persona che sta scendendo giù che sta scendendo dalle scale. Ok. Cioè, sta scendendo dalle scale, non ti vede e vedi una figura che avrà forse nemmeno 30 anni. Ok. Forse nemmeno 30 anni, come ho detto, vestito da baranza. Ok. Che sta uscendo, fuori. E senti dire, cazzo, 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 cazzo! Ok, come lo vedo passare davanti, mi lancio da dietro e provo... No, provo a bloccarlo. Nel senso, lui sta uscendo, io mi lancio, provo a mettergli una mano davanti, a bloccarlo da dietro e gli punto la pistola al collo. Allora, ok, devi fare vigore più forza, con vantaggio, yeah, perché lui non ti ha visto. Allora. Yeah, quanto hai? Un D6, un D6? No, un D8 e un D6, quindi attenzione, facciamo prima il D6, dai. Vai. Sei bene. E adesso il D8. No! Uffa! Okay. Però aspetta, perché tu hai vantaggio. C'è vantaggio, cioè sei a 2 metri. Sei, esatto, quindi c'è vantaggio, ritiri praticamente il D8. Ah, il D6. Vabbè, ma il D6 è inutile che lo ritiro, perché ho fatto 6. No, no, ne tiri uno in più. Ah, ok, ne tiro uno in più, ok. Sì, vabbè. LOL. Perfetto. Okay. Bello, perché okay. Vantaggio e svantaggio per voi è proprio zero, cioè come se non... Sì, come non se non... Cioè, non... Vabbè, la allora, statistica con noi non funziona. Lui sta urlando, cazzo, quando è all'ultimo gradino, lui cade per terra, perché tu gli tendi la gamba, gli fai sgambetto, lui cade per terra, si gira e vede te con la pistola puntata. Almeno è il tizio che cerchiamo. Esatto. Aspetta, cioè io lo riconosco, mi sembra che possa essere... È Atwood. Ok, sì. È Atwood, confermato. Il Maranza. Allora, dai. Scordati, ma io no. Mi piego verso di sempre con la... Sì, certo, per abbassarmi al suo livello sempre con la pistola puntata e gli dico, sembri abbastanza di fretta. Spiegami. Spiega, che portavo dentro. Questi di, ehi tu porco, togli le mani di dosso, una cosa del genere. La cosa più effetto. No, dai, aspetta, allora, lui è caduto. Vedi perché terra, io sono... Dicendo... Se non confessore. Cazzo, ti hai fatto sgambetto e lui è caduto. Lui è per terra, io mi tipo... Sì, esatto, allora, lui si gira, io mi sono... Okay. Ok, io mi sono accovacciata. Vedi te sopra di lui. Oddio, ho avuto un flash. Ho paura. Non so come è uscito fuori questa cosa, ma praticamente il film Scuola di Polizia... Perché? La...
la poliziotta, quella nera piccolina, sempre di no, no, una delicata, no. Che come rovinare pistola, come rovinare una sessione con punta la pistola e fa: non ti muovere, sacco di merda. Come rovinare, no, una sessione, esatto. Cioè, veramente una cosa bellissima. Non so da dove è uscita fuori questa cosa. Allora, quindi io, per me è andata così. Poi corso, corso a manetta, corso a manetta Atwood e lo porta fuori. Sì, però nel mentre gli chiedo, cioè gli faccio quella domanda, perché gli dico: perché sei così di fretta? Da cosa stai scappando? È da me che stai scappando? Perché se da me che stai scappando, però dobbiamo fare due chiacchiere. Vedrai che sarà molto piacevole. Lui ti dice sostanzialmente, lui ti dice: sto scappando da voi, siete voi che fate casino, che impedite all'umanità di andare avanti, platerando queste cose senza senso. E poi dice: cazzo, liberami, cazzo, okay. Cazzo, cazzo, cazzo. Ok. Io lo porto... No, dai, Fabri, non riesco a essere... Ok. Io lo porto verso lo spinner e tramite il Kia mando un messaggio sia a Hope che a Mark per far sapere che l'ho con me, l'ho arrestato. A questo punto lo porto in centrale e chiedo a Mark, scrivo se a che punto, cioè se a che punto sei? Esatto. E lui sì, perché no. non voglio che mi possa scappare, che qualcuno possa interagire, quindi voglio prenderlo e portarlo subito in centrale. Chiama rinforzi, ammanettala lo spinner e tiragli anche un pugno, già che ci sei, e fai proprio lo sbiro del XX secolo, che lo picchi e poi gli leggi i suoi diritti. Anzi, uno che, cioè, uno che ha sparato da un palazzo da di fronte, la polizia arriva da sola fra un po'. Allora, Mark sta salendo le scale a 2 a 2. Vogliamo fare 4 sì. Perché Mark. Facciamo Doxy, che è un po' che non... No, Doxy è ancora più complicato e me lo godo tutto per l'ultima puntata, Doxy. L'ultima volta, Lax. Ora voglio vedere te cosa fai, perché okay. Mi preoccupa te che potresti far saltare in aria il palazzo. Ok. Entro, mi trovo davanti all'entrata del palazzo, c'è un portone, no? C'è una porta, un portone tra metallo e vetro, per capirsi. Ok, e ovviamente arrivo di gran carriera e cerco di aprirlo. Manco vede. Sì, no, ma... no. Allora, questo palazzo, Mark, i primi piani, quelli dove sei te e stai salendo, sono praticamente stati completamente cementati per diventare le fondamenta dei livelli successivi, dei livelli superiori. Ok. Quindi? Arrivi al quinto piano. Ah, quindi entro tranquillamente, tutto... Sì, cioè non è che c'è qualcuno che te lo... Che te lo no, 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 arrivi... magari c'era qualche barriera architettonica, ecco. No. Sei tu, barriera architettonica. Arrivi al quinto piano. Oh, buoni tutti e tre. Come a scuola, cioè quando sei a Cina alla fine dell'ora c'è proprio lei di assiso, siete veramente pessimi. Arrivi in cima al quinto piano. Ci sono altri piani ovviamente sopra. Ok. Senti una voce provenire dall'appartamento da cui ti è arrivato il colpo. Ok. La voce? Stavi dicendo? La voce ti... Suona familiare.
chi suona familiare no, però chi suona familiare è quello che dice. È un comando militare che viene dato, quando si tratta di proteggere una posizione. Quindi poi dimmi cosa vuoi fare te. Sì, tende a proteggere una posizione da un pericolo esterno. Proteggere non so una. Se, non so se mi sono spiegato. Proteggere una posizione significa che tenere la posizione a qualsiasi costo? Cioè. La posizione allora, è quella del tizio che ha sparato, immagino. Quindi, allora, per te la posizione potrebbero essere due le posizioni. Una potrebbe essere il tizio che ha sparato che deve tenere la posizione. Però ti viene in mente che potrebbe essere anche Atwood. Non mi interessa. Entro praticamente, prendo la rincorsa e provo a buttare giù la porta e a entrare di gran carriera, perché tanto se c'hanno il fucile è poco utilizzabile in un appartamento, anzi qua per niente, praticamente è inutile. E io ho il vantaggio della sorpresa. Ok, quindi sfondi la porta. Sì, come se non ci fossero allora, domani. Fammi una prova di forza più vigore. Quindi è forza qui. Ok, dovresti avere lì di 10, dovresti avere quanto c'hai. Dovresti avere A e A. A e C. A e C. No. Sta attaccata alla porta, sei rimasto. No. No, molto sad. No, ma che sfiga. Ma dai, ma no, ma dai. Ho fatto anche uno, quindi non posso neanche. Ma dai. Tu non vedi. Ti voglio far vedere una cosa. Aspetta. Che dadi di merda. Questo è l'influenza del nostro conoscente che. È inutile che ridi sotto i baffi, sai che la pagherai questa? Io me la segno. Ero andato in merda, ho detto cazzo non ce l'ho fatta a buttarlo giù, ora mi frega. Fortunatamente il diodato è dalla parte del mazzo. È sempre dalla parte tua, a me sembra. Maledetto. L'ultima cosa che si vede in questa sessione. C'hai un ricordo cardine che ti può aiutare a tirare il vantaggio? Chi c'hai come ricordo cardine? Avevo praticamente una specie di riunione dove veniva ucciso un tizio. Che io non so chi è, allora ovviamente il ricordo cardine comunque parla di un evento traumatico, giusto? Sì, certo. È di c'era un omicidio rituale, qualcosa. Se tu riesci a sfruttarlo per la prova, hai un vantaggio sulla prova. Allora, ok. Quindi l'edificio, così com'è composto,
mi ricorda appunto l'edificio in cui in una sala privata, privatissima, di una corporazione, è stato praticamente, aspetta, come non deve essere non deve essere preciso al mille per mille, eh? Allora, lì è morto qualcuno in quell'edificio, no? Ecco, sì. Non è che... ti ricorda che tu sei ferito, esatto, è entrato nell'edificio, ti ricorda la stessa situazione, soltanto è quello, sì, che potrebbe morire sei tu. Quindi questo, allora, lo ricordo, aspetta Sergio, lo ricordo per chi ci guarda giocare, il ricordo cardine non deve essere, il master non deve essere pedante nel dire che il ricordo cardine deve essere al 100% quello che sta avvenendo nell'avventura, ma se il giocatore riesce in qualche modo a motivare come il ricordo cardine entra in scena, come il ricordo cardine entra in scena, allora il giocatore può utilizzare il ricordo cardine. Quindi in questo caso il ricordo cardine è un evento drammatico, sì, 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 traumatico di quello che è successo. Quindi il ricordo cardine, a giudizio del master, può entrare in gioco. Ok? Okay. Quindi il ricordo cardine può entrare in gioco e devi ritirare, aspetta, ma perché aspetto la luce? Scusate, vuoi accendere la luce perché non ci vedo, anche se è meno cyberpunk. A meno che Sergio non tu ce l'abbia lì l'effetto del ricordo cardine. No, ti tira il... cioè, può farlo anche dopo aver tirato, gli dà un vantaggio. Quindi tira un altro dado. Ok, ritira il dado più alto, giusto? Mm-hmm. Ok. Ritira soltanto il dado di forza. Da 12. Dove l'hai? Sì. Il dado da 12. Prego, fai... guarda, come sono buono, fai almeno 6. Siete pronti? Vai. Pronti? Vado. 2. Non vedo niente. No. 2. Chi è che ha detto? Non ho detto. Ma chi è che ha portato? C'è qualcuno però. Ma non sta tirando. La colpa non è mia, la colpa è del dado. No, no, è tua. Fai proprio. Spara a sta porta, blastera. Cazzo, falla fuori. Menagramo di un menagramo. Ma via con me, sei tu che ti ritrati. No, dici a me. Menagramo. E niente, vabbè, beccherò quello che succede, dai. Il bello è anche quello. Come dicono i giocatori di ruolo bravi, è bello anche fallire. Certo. E l'ultima cosa che vede corso dallo spin, okay, è un'esplosione dal palazzo. Wow. Il panetto di C4 è esploso. Si conclude col botto la terza puntata della Just Another Cold Case. Il caso sta forse arrivando alla fine. Il caso sta arrivando alla fine, forse. Praticamente Corso, quando prende il Atwood, lo strapazza un pochettino, lo mette dentro lo spinner ammanettato, a un certo punto sente questa esplosione enorme, si gira e vede dal quinto piano questa fiammata. No, ora, cioè, non è che è esploso un ordigno nucleare. No. Vabbè, fammi calcare un po' la mano, almeno. Ah, ok. Allora, per almeno l'ultima... dammi questa soddisfazione. Volete dire qualcosa, tranne Sergio che mi dirà che devo dare PX perché sono 3 volte che me lo sono scordato?
e Blade Runner si danno ogni fine settimana. Me lo sono totalmente, ero preso dall'avventura, me lo sono dimenticato. Allora, segnatevi tutti 3 punti. Allora, segnatevi 3 punti promozione. Okay. E vediamo se ve li siete meritati i punti umanità, eh. Io uno sicuro sì, quando ho aiutato il Martino. Quando si picchia si prendono punti umanità. Quello vale tanti punti umanità, eh. Vero, vero, sì, sì. Se prendono quando fai la cosa giusta, cioè quando fai la cosa giusta, sacrificando il dovere. Allora, ha corso personalmente un rischio per aiutare un'altra persona, umano replicante che sia? Assolutamente sì. Allora, segnatevi. Allora, avete giocato tutti una scena di licenza. Quindi sì. Uno a testa. Poi... Ok. Ha deciso di non caricare una prova, questo no. Segnatevi 3 punti umanità. A testa. Ok. Allora, perché mi sta lampeggiando? Allora, ora chiudiamo un po' di cose perché queste non ci interessano. Io non ho caricato il rapporto a Marco, se no adesso stavo a fare la valutazione. Stavo a fare adesso? Esatto. Allora, signori, io vi ringrazio. Voi non andate via perché si fa un attimo di debrief, come dicono quelli bravi. Salutiamo quelli che ci hanno visto su Instagram, quelli che ci hanno seguito su Twitch, quelli che ci riguarderanno su YouTube. E noi ci vediamo giovedì prossimo per l'ultima puntata di Just Another Cold Case. E martedì per l'ultima. Martedì per il finale di Alien, cioè finirà tutto. Una settimana col botto. Davvero, guarda, finirà tutto malissimo. Che tra malattie, rinvii, praticamente sono arrivati in finale con tutte e due le avventure. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte.